faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi di tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi, non più da fare da soli ma da fare in due. E ieri quello da fare da soli è stato fissato, quindi è stata apportata una piccola modifica al glitch che funziona in pratica come quello di ieri, però con l'aiuto di un amico e con distanze diverse ragazzi. Quindi a questo punto io vi faccio vedere che nel garage ho... nel cupular ho dei posti vuoti, come state vedendo, contate le auto, insomma fate voi. Poi a fine video vi farò anche vedere il tutto e nulla, possiamo procedere al glitch. Allora, innanzitutto il vostro amico dovrà guidare il centro operativo mobile, niente di più semplice, e voi dovrete stare nella vostra auto e andare verso il garage. Allora, se il centro operativo mobile sarà troppo vicino al garage, voi non potrete accedere, quindi dovrà essere distante. E non andate di muso ragazzi verso il garage, ma andate come sto andando io, in maniera tale che potrete fare il glitch. Quando sarete nella schermata nera, che cosa deve fare il vostro amico? Dovrà venire indietro con il camion fino a farvi comparire la freccia, o meglio non vi comparirà, ma come nel glitch in precedenza sentirete il ding ding ding. Adesso comunque quando andrò a fare il glitch sospenderò un attimo la musica, smetterò di parlare, così potrete ascoltare il tutto e riprenderò il comment in seguito. In pratica adesso ragazzi vado a fare il glitch, fate attenzione. Come avete sentito, in pratica quando ascoltate il cadere, cioè quando ascoltate il dlin dlin, in pratica quello che avete sentito, dovete premere la freccia, dovete aspettare che cade la rampa del rimorchio e dopodiché schiacciate X come nel vecchio glitch, né di più né di meno ragazzi, e continuate a fare il glitch come sempre. Se trovate qualche bug o qualcos'altro, insomma, vi suicidate e ripetete il glitch. L'auto deve provenire da dentro al centro operativo mobile. Mettetevi sempre in questa posizione di muso verso il centro operativo mobile, leggermente in diagonale, in maniera tale che il portellone si aprirà e voi avrete la possibilità di poter fare il glitch. Io adesso qui faccio solamente 3 duplicazioni. Non mi metto a fare molte duplicazioni e via ragazzi. Allora, come avete visto all'inizio, non mi sono unito da nessuna parte, quello è un, diciamo, un buon segno. Alcune volte il bug vi dice che vi dovete connettere a qualcuno, non è che ve lo dice il bug, vi dovete connettere a qualcuno, insomma raga, e quindi in quel caso, come ho fatto io, sono andato per unirmi e poi ho skippato. Quindi andate su un'attività, andate per unirvi e poi skippate. Il glitch ragazzi è abbastanza semplice, io non so che altro dirvi, diciamo che è identico a quello di prima, solamente con l'aiuto di un amico, e questo amico deve prendere le giuste distanze tra la macchina e tutto il resto. Poi sarete voi ad ascoltare in pratica quello che accadrà, quindi come dire, riguardate bene quella frazione del video in cui non parlo, non commento, non c'è musica, e ascoltate bene quello che dice il video. Detto questo ragazzi, vi lascio un saluto, guardate fino alla fine del video e lasciate un bel like, condividete il mio canale con i vostri amici, fatelo conoscere, aiutatemi a crescere, iscrivetevi al mio canale Telegram per sapere sempre ogni momento quando pubblico
un video di un Bleach o di altre cazzate. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.